all'ospitalità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La senatrice Segre è testimone di una verità storica che non ha precedenti in quanto a disumanizzazione e drammaticità. Considerato che è fondamentale ribadire l'importanza della conoscenza e della memoria di ciò che è stato affinché non si ripeta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono verificate tragedie dovute a conflitti politici, etnici e religiosi come il genocidio di Ruanda, i voli della morte in Argentina, il conflitto nell'ex Jugoslavia, vedi Srebrenica, la tragedia cilena, la guerra in Siria, fino ad arrivare al colpevole atteggiamento nei confronti dei migranti, in merito al quale la stessa senatrice Segre ha più volte riportato essere stata anch'essa clandestina richiedente asilo, che poi le fu negato a causa del suo successivo arresto. Nella piena convinzione che Chioggia, città italiana, città europea, che nei secoli, grazie alle sue tradizioni marinarie e di libertà, ha saputo mantenere rapporti con città e nazioni vicine, accogliendo sempre con apertura e affetto il forestiero, lo straniero, e ha respinto con forti dimostrazioni popolari i fuggiti fascisti negli anni 70. I cittadini chioggiotti credono nella lotta e nell'indifferenza, nella cultura della condivisione, nello spirito di servizio verso la comunità, nell'esaltazione del valore della vita e nella difesa dei principi di democrazia e libertà. Mai come nell'attuale cornice storica, è il comune, istituzione che più da vicino rappresenta il cittadino, a dover dimostrare con